Le accuse erano state davvero pesanti, lanciate nei confronti di chi avrebbe avuto contatti con sodali della Sacra Corona Unita, amici, tra virgolette, pronti a votare al momento delle elezioni. Denuncia via Facebook, lanciata lo scorso marzo dal segretario cittadino del MAB, Antonio De Franco, capace di mandare su tutte le furie due pezzi da 90 della politica francavillese come Uccio Curto e Gino Vitali, ex amici che poi si sono ritrovati fianco a fianco in quella che si preannuncia essere una battaglia giudiziaria piuttosto accesa. Chiamati in causa da De Franco, risposero infatti a suon di querele che a distanza di qualche mese hanno prodotto una citazione diretta a giudizio per il sindacalista. Il reato contestato da De Franco è quello di diffamazione aggravata dal mezzo utilizzato. Secondo il PM, e per l'occasione si è scomodato addirittura il procuratore aggiunto di Brindisi Nicolangelo Ghizzardi, il reato, così come previsto dall'articolo 595 del codice penale, si sarebbe consumato mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. In questo caso, proprio Facebook, il social network più amato dagli italiani, che è stato così comparato ad una pubblicazione editoriale, mentre il sindacalista, di fatto, ad un giornalista, di quelli anche fin troppo diretti. Il posto incriminato comparve in una discussione nata sulla bacheca del gruppo Francavilla Fontana vista da me, in cui, dibattendo sulle presunte problematiche legate alla dirigenza del Partito Democratico, il segretario del MAB affrontò a modo suo il problema della criminalità sul territorio e sulle presunte infiltrazioni mafiose a Francavilla. Uno che ha avuto il figlio, il padre, il fratello ammazzato dai criminali, scrisse De Franco, non possono proprio infischiarsene perché provano sulla propria carne le conseguenze della infiltrazione mafiosa nella città degli imperiali, avvenuta proprio mentre personaggi come Vitali e Curto erano all'apice del loro potere. Quelle persone colpite da lutti, estorsioni, violenze, sanno benissimo, accusò De Franco, che Vitali, Curto ed altri capetti erano amici dei criminali. Per chi votava la frangia francavillese della SCU? Per me? Parole scritte pesanti come macigni e secondo i diretti interessati assolutamente diffamatorie, sia Curto, difeso dall'avvocato Domenico Attanasi, che Vitali, legale di fiducia Roberto Palmisano, sporsero querela con accusa accolta da Ghizzardi che nel decreto di citazione ritiene l'imputato responsabile di aver offeso l'onore, il decoro e la reputazione dei due politici. A decidere sarà il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi con prima udienza fissata per il 3 marzo del prossimo anno. Nel frattempo, valga per tutti, occhio a cosa scrivete su Facebook.